Avete già definito il vostro menù per le feste? Se non è così, vi potrei dare io oggi un'idea molto molto interessante, solo se siete amanti della carne. Ho infatti pensato di preparare degli involtini deliziosi a base di tacchino e visto che io amo i contrasti, non perdetevi questa ricetta perché non sarà niente male. Vediamo come si prepara. Per preparare 4 involtini di tacchino abbiamo bisogno di 400 g di carne di tacchino, 70 g di uvetta, 20 g di pinoli, un dado fatto in casa, 80 g di pane grattugiato, qualche cucchiaio di vino bianco secco, 400 g di insalata belga, 2 cucchiai di olio extravergine ed un pizzico di sale, melograno quanto basta. Per prima cosa tostiamo i pinoli, così saranno anche molto aromatici, quindi li versiamo in una padellina, mescoliamo di tanto in tanto e li facciamo cuocere a fiamma piuttosto dolce per 5-6 minuti. Poi vogliamo rendere molto aromatico anche il nostro pane grattugiato, quindi in un'altra padella la scaldiamo e versiamo qui il nostro pane grattugiato. Ecco qui. 3-4 minuti e anche il nostro pane sarà pronto. Nel frattempo ci spostiamo in una ciotolina, ho messo in ammollo l'uvetta sultanina in acqua tiepida. Finché i pinoli del pane grattugiato si tostavano, io mi sono portata avanti e ho tagliato e pulito per bene l'insalata belga. Mettiamo da parte. Ci spostiamo sul tagliere, ho sistemato le fettine di tacchino, chiaramente potete ripetere la stessa ricetta cambiando tipo di carne, come ad esempio carne di pollo o carne di manzo. Qui ho un dado di carne fatto in casa, potete trovare la ricetta in sovraimpressione oppure al fine del video vi metterò il link, potete utilizzare anche semplice sale. E sbricioliamo il dado sulle fettine di tacchino da entrambi i lati. Realizziamo ora la farcitura, qui ho scolato l'uvetta che nel frattempo si è ammorbidita. Aggiungiamo i pinoli tostati e circa un paio di cucchiai, insomma, di pane grattugiato, anche questo tostato. Mettiamo anche un po' di vino bianco secco, pizzichino di dado, proprio poco poco poco, mescoliamo per bene. Questa è la consistenza, vedete, deve essere piuttosto pastosa, quindi lavorabile con le mani. Andiamo a distribuire una parte del composto su ogni estremità delle fette di carne. Arrotoliamo. Anche se esce un po' di ripieno non importa, eh? Eccoci qua. E poi stringiamo con un elastico. Ora arrotoliamo gli involtini sul pane grattugiato tostato. A questo punto procediamo con la rosolatura. Ho scaldato un paio di cucchiai scarsi anche di olio in una padella che deve essere già molto calda e andiamo a rosolare i nostri involtini. Manteniamo quindi una fiamma sostenuta per circa 2 minuti senza utilizzare il coperchio. Dopodiché copriamo appunto e abbassiamo la fiamma. A questo punto sfumiamo con un po' di acqua, semplice, ok? Bene così. E mettiamo qui insieme a cuocere anche una parte di insalata belga, che poi andremo a frullare per ottenere una salsina. Mentre con l'altra insalata belga vediamo dopo che cosa fare. Abbassiamo pure la fiamma e cuciniamo il tutto con qualche seme di melograno. Cuciniamo ora a fiamma molto dolce per circa 10 minuti. Qualche minuto prima del termine della cottura degli involtini saltiamo velocemente l'insalata belga insieme all'uvetta e ai pinoli rimanenti. Velocemente perché? Perché in questo modo manterremo il bel colore dell'insalata che abbiamo utilizzato e anche un po' di croccantezza. Ho versato un cucchiaio di olio in una padellina. Versiamo la nostra insalata belga. Il ripieno che è avanzato, aggiungiamo qui un pizzico di sale e poi un po' di melograno. Facciamo saltare il tutto per circa 2 minuti.
Eccoci qua, possiamo impiattare. Vi faccio vedere il risultato. Vedete, gli involtini hanno una cottura perfetta e si è creato anche un bel sughetto. Come vi dicevo prima, l'insalata belga si è un po' appassita e si è amalgamata con i colori del ripieno, quindi non è bella da far vedere, no? Quindi ci spostiamo su un piatto, mettiamo qui due involtini, mettiamo un po' di questo sughetto, un po' brutto, chiamiamolo così, e adesso per farlo più bello, qua spegniamo, se no si brucia tutto, mettiamo l'insalata belga che abbiamo saltato per pochi minuti. Il piatto è pronto per essere servito ai nostri ospiti. Qui troviamo un abbinamento particolare dei contrasti sapientemente dosati per un secondo piatto che festeggia da sé. E se questo contrasto dolce e salato non vi basta, provate ad accompagnare il tutto su un letto di salsa al pomodoro per una nota acidula.